mi è stato vietato di poter esprimere la propria opinione sulla questione del decreto ministeriale. Diciamo che si è un po' andata a raccontare in consiglio comunale attraverso la conferenza stampa. Quindi io da parte del sindaco avrei sicuramente aspettato, mi sarei aspettato che avesse dato delle risposte un po' più concrete, ma da quello che è stato raccontato nella conferenza c'è stato poco raccontato, perché in effetti non si è detto null'altra che se non di aspettare che il decreto venisse trasformato in legge dopo 60 giorni, e quindi in effetti poi si iniziava tutta la procedura per vedere in che modo bisognava dare un contributo al territorio. La cosa che diciamo, mi ha lasciato perplesso è il fatto che comunque il sindaco abbia rinunciato a darmi la parola, in quanto io, al di là insomma, della mia diciamo, posizione di consigliere comunale di opposizione, comunque sono un cittadino di Castelvolturno e rappresento una parte di quei cittadini di Castelvolturno che comunque mi hanno dato una delega per poterli al meglio rappresentare in consiglio comunale. Non ho altro che da aggiungere, non il rammarico, e il sindaco non fa altro che riconoscere i diritti degli immigrati con questo decreto, anche attraverso la conferenza, così ci è stato raccontato. Mi sembra che i castellani e i cittadini italiani non abbiano più diritti su questo territorio, lasciato allo sbando, senza poi capire in che modo vogliono agire su quella parte restante di quegli immigrati clandestini che sono sul territorio e che attingono dalle nostre casse dei fondi per non dare nessun contributo alla nostra comunità.